Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il piano per il rilancio dell'economia, che comprende la modifica dell'articolo 41 della Costituzione sulla libertà di impresa. Diciamo innanzitutto che nessuno sa di cosa si sta parlando. Il sondaggio, effettuato per 8,5 dall'Istituto Demopolis nelle ultime 48 ore, conferma quel che si immaginava, e cioè che appena il 5% degli italiani sa indicare spontaneamente il contenuto dell'articolo 41. Fra imprenditori e lavoratori autonomi la percentuale di risposte pertinenti cresce, ma non supera comunque il 9%. Il governo ha proposto la modifica dell'articolo 41, sostenendo sia necessario per rendere più libera in Italia l'iniziativa di impresa. La proposta si ispira al principio del controllo ex post, prevedendo un sistema di autocertificazione con verifica dei requisiti a posteriori, senza bisogno di autorizzazioni preventive per le imprese. Secondo l'indagine, il principio del controllo ex post è pienamente condiviso da un italiano su 5 per incentivare l'avvio dell'attività di impresa. Un terzo degli intervistati si dichiara pure favorevole ad eliminare controlli e autorizzazioni preventive, ma soltanto per i settori che non hanno un diretto impatto ambientale, urbanistico o sulla salute dei cittadini. Il 31% invece non condivide la modifica voluta dal governo, ritenendo che il principio dell'utilità sociale, costituzionalmente previsto, debba restare prevalente. Il grado di condivisione della proposta risulta pressoché assoluto in seno al campione di imprenditori e lavoratori autonomi intervistati dall'Istituto Demopolis. Sta di fatto che poco più di un quarto comprende la scelta della modifica costituzionale, mentre il 48% ritiene che si sarebbe potuto raggiungere il medesimo scopo riducendo o semplificando i troppi adempimenti burocratici oggi richiesti alle imprese in Italia. Per un serio rilancio economico del sistema paese, gli imprenditori chiedono al governo prima di tutto una riduzione della pressione fiscale e degli oneri relativi al costo del lavoro, 72%, una concreta semplificazione burocratica e maggiori investimenti in infrastrutture e servizi, supporti all'innovazione e alla ricerca, facilitazioni nell'accesso al credito, riduzione dei costi dell'energia e dei servizi essenziali.